Ciao, benvenuto a questo nuovo video. Qui ti parlo di come utilizzare il sistema proprio atonale e dissonante tipico della musica astratta, cioè il sistema dodecafonico o seriale, dettato da Arno Schoenberg circa intorno nel 1911, quando, dopo aver scritto il Trattato dell'armonia, decide proprio di creare una musica che non segue più il sistema gerarchico tonale, dove c'è un centro di gravità, tutti seguono una strada, un centro di gravità tutte le note. No, lui, partendo dalle note della scala cromatica, lui fa una serie, una sequenza che però non deve ripetersi, perché se usi la scala cromatica così com'è, tu in realtà stai seguendo una scala tonale dove tutte le note sono di passaggio una con l'altra fino ad arrivare al do successivo. No, devi creare una sequenza che non ripeta una nota più di una volta in tutta la serie, e ripetere la serie sia andando avanti, tornando indietro, sempre seguendo la scala, e componendo e formando gli accordi, e puoi saltare delle note, ma sempre seguendo la linea, seguendo la serie, senza mai uscire. È un sistema infatti molto matematico, perché annulla il concetto, proprio il principio di tonalità, dove c'è tensione e distensione, no? Allora, in pratica ti faccio un esempio di una serie. Prendi le note e numerale. Devi numerarle partendo dallo 0 all'11. Fai la 0, do 1, si bemolle 2, re 3, sol bemolle 4, mi 5, re bemolle 6, fa 7, la bemolle 8, si 9, sol 10 e mi bemolle 11, e fai questa sequenza. Allora, puoi andare anche su internet, trovare, cercando, facendo una ricerca su Google o dove vuoi, su Bing, vabbè, dove preferi, meglio preferisci, cercando 12 tone matrix, che sono 11 no 12 note matrice, calcolatrice. Ti viene fuori il sito dove trovi la calcolatrice, ti fa automaticamente tutte le sequenze possibili, e tu applichi quella sequenza andando sopra, sotto, e ricordi, non devi mai ripetere la sequenza, una nota della sequenza prima che la sequenza termini. Puoi formare appunto i gruppi di accordi partendo ad esempio usando il 0, il secondo, il terzo numero, salti il primo, puoi fare la stessa cosa, salti un'altra nota, e in questo modo, con questo trucco, puoi andare avanti saltandoti le note e creando degli accordi sempre diversi, però non devi mai 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 ripetere una nota più di una volta. Devi sempre seguire la serie, avanti o indietro, ascendente o discendente, sopra o sotto, senza mai ripetere. L'emozione e il sistema dimensionale che crea è quello di una musica astratta totalmente e dissonante, perché gli accordi che crei non sono accordi veri e propri, non hanno solo accordi di relazione tonale, triade, cioè prima, terza e quinta nota, o tetra accordi con l'aggiunta della settima, della sesta, eccetera, quattro note. No, qui non c'è questo principio. Il principio che crei sono delle note che sono degli accordi quasi dissonanti, sembra quasi cacofonia, appunto, sembra quasi cluster, cacofonia, proprio dei suoni dissonanti, che il suo principio è proprio quello di Schoenberg, quello di creare dissonanza, di emancipare la dissonanza, che è tipica dell'idea del secolo scorso, proprio di fare che la dissonanza finalmente abbia un ruolo nella musica, non più solo la consonanza. Perché lui crea questo sistema? Perché lui è uno di quei compositori che, ispirati da Richard Wagner, dell'uso della modulazione, si accorge a un certo punto che modulare, la tira finché si esce da questo sistema. Bisogna creare un sistema dove non c'è più la modulazione. Prima usa un sistema libero, atonale libero, poi dopo decidi di creare un sistema proprio matematico per creare queste serie, per dare emozione a questa scala, a questa serie di note che di per sé non dice niente. Se tu usi solo due accordi del sistema tonale, ad esempio primo grado e secondo, già crei dell'emozione, perché c'è un principio di energia e di attrazione. Al primo grado, ad esempio scala maggiore, usi un do maggiore e un re minore, crei già un'emozione tra un grado di riposo e il secondo grado, che invece dà quel senso di piangere, di tristezza, che
porta a tornare al primo, qui è già un'emozione. Qui invece devi usare sulla musica dodecafonica seriale e atonale, che è astratta, appunto devi utilizzare una molto di sistema emozionale, dimensione emozionale dell'intensità, piano, forte, veloce, lento, e crei l'emozione al sistema. Devi lavorarci un po' di più. Un'altra cosa che puoi fare, ad esempio per concludere, è semplicemente applicare a ogni accordo, cioè fai la sequenza 0, 1, 2, 3, La, Do, Si bemolle, e ognuno di loro fai un accordo con fondamentali, possono essere maggiori, minori, e quindi sul piano orizzontale risulta musica atonale perché segui la linea, la serie, ma sul piano verticale è quasi tonale perché ogni accordo praticamente ha un grado di consonanza e dissonanza diverso, accordi di settima maggiore, settima minore, accordi maggiori, minori, eccetera. Puoi usare quegli accordi che ti pare. E in pratica in questo modo arricchisci di più questo sistema atonale, usando proprio a livello piano orizzontale la atonalità, il piano verticale accordi maggiori, minori, triade, tetraccordi, e così crea un effetto sì atonale, dodecafonico, ma lo ampli, dandogli delle emozioni a ogni accordo, che però non ripeterà mai la fondamentale, quindi risulta sempre atonale. Già passiamo a...